essere qui prima. No, va bene. Un altro primo niente, io dovrei raccontare, almeno che questo mi sembra, non poco, di un rapporto con Fulvio Roig, che è stato i 60 anni, no? Io Fulvio l'ho conosciuto nel 52. Poi abbiamo fatto anche delle cose insieme. Però vorrei che fosse lui a parlare con un ologramma. Non ha fatto il tempo ad averlo. Io ho un ologramma grande come me a Trieste, nel castello, e io mi sono spaventato ad arrivare lì e vedere io che parlo e che racconto l'ologramma. Lo dico anche per un accenno così storico della fotografia, no? Da Toro di Daguerre, che in fondo era anche quell'ologramma, perché l'immagine non esisteva, era dentro una lastra di... era effimera, in fondo. Fino ad arrivare all'ologramma, che avete tutti visto. Io vorrei fare una mostra di ologrammi dell'inventore della fotografia, che parla, che si apre qua, se fosse Fulvio, racconterebbe delle cose straordinarie. Gli incontri con Fulvio, spesso a Damieli, oppure in qualche bar lungo Venezia, mi raccontava cose straordinarie, che indimenticabili, avventure bellissime alla Salgari, per dire, come quando si trovò a dormire in una maca di notte, non so in che regione dell'Amazzonia, e si svegliò col brusio di un serpente che usciva dai cespugli. Ma lui, per arrivare a dirgli che era il serpente, aveva fiorito in una maniera fotografica straordinaria. Ecco, questa sua creatività anche nel parlare, nel raccontare, anche nello straparlare, anche nel bestemmiare, diventare elegante. Questo, una delle cose, io ho scritto un testo nel catalogo sulla bellezza come fatto fondamentale di Fulvio, e questo è vero in tutto il suo comportamento, quello bellezza ed eleganza, persino in parole che potevano apparire volgari, cedette da un altro. E questo nel corso di almeno 52 anni. Abbiamo avuto dei momenti in cui non ci si vedeva, oppure in cui io magari ideologicamente o per un'altra fotografia, non so, che lui magari non apprezzava, è giusto, ognuno di noi vede le cose in un certo modo, no? E dicevo, ma come? Quella cosa che avevo battagliato tutta la vita perché la fotografia fosse così, e ti esponi quella cosa, perché dicevo, Fulvio, la distorta, la foto, ma il capo può fare distorta, era bellissimo, no? Oppure le macchine fotografiche, mi chiedeva la mia, ma se uso la Leica, io no, ne avevo una, però una bellissima, ma usavo l'altra. Un giorno mi trovò vicino a San Vicente, cosa ti fa con quella macchina lì? Lui aveva la Leica, io avevo un'altra, però era piacevolissimo e magistrale in tutto questo, magistrale, perché era, raccontava un'idea della fotografia che ha tutto sempre, dando bellezza a tutto. Per esempio, io l'ho incontrato anche più da vicino negli anni del neorealismo cosiddetto. Parola, non dico brutta parola, ma ambigua, perché il neorealismo così era nato un po' nella letteratura Cesare Pavese, poi Guttuso, eccetera, no? Come il fatto politico, ideologico, la riscoperta dell'Italia povera, dell'Italia sconosciuta, e così via. E mi animai anch'io, perché avevo cominciato a interessarmi del cinema, io avrei voluto fare il regista. E ho fatto dei filmetti, per esempio, per Bruxelles, per esami di storia dell'architettura, non li ho neanche più trovati, ma
poi dipingevo, e allora questo mi avvicinava magari alle cose che facevo a quel punto come l'altro, e poi passai alla fotografia. E in questa chiave neorealista, anche perché il Friuli dove abitavo era nato un qualcosa di importante dell'avventura del neorealismo, so, Pasolini, Sicaia, i pittori, eccetera, lì si animarono come in Sicilia o come in altre zone anche dell'Emilia, eccetera, nel tempo del Prego Luzzara. E inventai un gruppo plurale, per una nuova fotografia. Che tra l'altro, ci tengo a dirlo, è l'unico gruppo di fotografi cosiddetti neorealisti che sia presentato con un manifesto, diciamo, una paginetta in cui si dicono alcune cose. Poi tutti hanno fatto cosa loro del neorealismo, addirittura diventano neorealisti i fotografi pittorialisti, comunisti, che non nulla avevano a che fare. Neorealismo era politico proprio, no? Ecco, allora, tra questi, chi? Bobby Fulvio. E fu formidabile perché era già famoso, era noto Fulvio Rossi, e veniva a trovarmi a Spilimbergo e parlavamo e facevamo, e abbiamo fatto tante cose. Lui, poi, Toni Delfin, altro fotografo dimenticato, grande fotografo veneziano, Toni Delfin, chissà chi è, ma come dicevo anche prima qualche amico, dicevo che mentre il tempo liquefa la memoria evapora, questo è il punto di poesia. Allora, ma lui non era neorealista. Non lo era né ideologicamente, perché lui voleva scoprire la bellezza, ma mi piace ricordarlo in quella chiave di dolcezza della sua fotografia. Lui non ha mai fotografato quello che Paolo Monti chiamava la sbracata retorica del neorealismo, che era la fotografia brutale, un po' eccessiva, no? Di mostrare un altro, un tuguglio, un poveraccio, no? Per dire, ecco, l'Italia povera, no? Basta pensare a quella fotografia del muro con la neve e gli altri, lui gira l'Italia e fa quel libro meraviglioso che è Ombre del centro al suolo, che è un libro formidabile, no? Della città. Ecco qua mi viene fuori un'altra storia su Fulvio. Lui non pensava tanto alla fotografia stampata quanto al passaggio nel libro. Questo è più interessante di quello che può sembrare. E lui non ha mai dato peso, importanza alle stampe. Me ne aveva anche date alcune così, ma non era, quello era materiale, era materiale. Voleva che la stampa fosse assolutamente perfetta in quei grigi, in quei toni, e su questo era maniacale. Lui usava con grande invidia mia e gli altri, gli sviluppatori, Johnson che prendeva a Londra e poi faceva stampare le cose a colori in Svizzera, e pretendeva un risultato straordinario. E uno dei motivi per cui all'estero, specie di Svizzera, apprezzarono subito questo rigore, no? Cosiddetto tecnico. Ma a lui, per lui contava la stampa. Ed ebbe la fortuna anche di avere un editore a suo tempo, la Kindelin di Losanna, che stampava su questa carta, che era come un velluto, no? Un rotocalco piano, che nessuno in Italia allora si sarebbe sognato di fare. E lì, ecco, questo è un aspetto da considerare, no? Anche didatticamente. La fotografia, oltre che poi non è fotografia quella del cellulare, della macchinetta, ma è fania, ossia apparizione, il mio termine è
copyright, Fania, alta revisione, foto Fania, che diventa fotografia nel momento in cui io la scelgo dalla macchinetta e la stampo in un corpo, fino a che abbiamo anche noi il corpo. Perderemo, ma non voglio fare il curibile, no, anche noi il corpo, la verità, considerando le cose dal punto di vista iconico e non corposo, non sappiamo più, no, perderemo le prossime generazioni. Ecco, quella è la fotografia. Quindi il corpo entra, questa è una delle cose. Cosa raccontare di Fulvio? Troppe cose, veramente, no? No. Dicevo padre e padre di un altro. Io l'ho conosciuto a Ginevra, e no, a Ginevra, l'ho conosciuto a Tanto prima, e diceva padre, ecco, non se ne sente importante. Per me la fotografia è ideologia soprattutto. E per lui no. La fotografia è la tecnica. Come una volta mi sono detto in una conferenza dove io non c'ero, sanno e dire che la fotografia è ideologia. Io continuo a essere di questa vita. Ma anche lì lui era così beato di questa sua idea tecnicistica, no? Lui pretendeva che fosse a fuoco. La testimonianza che vedevo Fulvio non è forza, è bella. Ossia, il fatto ideologico che è fondamentale, che deve essere coerente con quello tecnico, ovviamente. La tecnica serve a esprimere anche quello che è. Tanto per riassumere in tre elementi quello che parlavo prima con una signora, dicevo che tutto nel mondo è sociologico, tecnologico ed estetico. Per me oggi fondamentale. Nella fotografia si parla troppo sul fatto così ideologico e tecnologico, senza tener conto che quello estetico. Non solo nella fotografia, nell'arte e tutto. La fotografia approfitto di questo incontro per sparare contro una cultura in Italia umanistica che rifiuta la fotografia come parte fondamentale della modernità. La modernità, se si deve scegliere una scoperta, invenzione, la fotografia è emblematica di tutto, anche se abbiamo nel contempo il telefono, il telegrafo, l'elica, il modello con la scoppia, l'elettricità. Però nel momento in cui viene inventata la fotografia, il nostro rapporto con la realtà è diverso. E invece in Italia la fotografia viene sempre accantonata e vassalla e si specula su di lei mostrando i migranti, la povertà e la bellezza, anche se vogliamo, tutto quanto, senza che ci sia una coerente cultura dell'immagine sulla modernità che possa dare delle garanzie di lettura delle immagini che abbiamo, a partire dalle scuole elementari. Nell'università sappiamo che difficoltà c'è, dove sono i corsi di storia della fotografia. Io sono stato per 40 anni e quando sono andato in pensione hanno provveduto subito a cancellare il mio corso. Quante gallerie d'arte in Italia hanno una sezione della fotografia? No, all'estero non c'è il luogo, un museo che non abbia un luogo dove anche la fotografia viene presa, non solo perché mostra le cose, ma perché racconta a modo suo, nella sua specificità. Non è passata di niente la fotografia, dovrebbe essere anche identificata in tutto, non tra le altre musiche genericamente,
ma la fotografia a cominciare dalla Biennale per finire alle gallerie statali, agli archivi e a tutto. Non sono matto, sono convinto, purtroppo in maniera appassionata, se non rinuncerei a quei 60 anni sprecati di vita, sarebbe stato meglio che mi vendessi gelati e pizza. E non posso rinunciare a dire queste cose che a nessuno interessa. Io divento un giullare e presto mi regaleranno un giullare medievale, perché gli storici dell'arte cosa sanno della fotografia? Neanche quando è nata, quando è stata inventata, o presso poco. Il mio collega, amico, un grande storico dell'arte, Carlo Volpe, a Bologna, a Dante, mi diceva: caro Vincenzo, abbiamo tanta di quell'arte in Italia che non abbiamo tempo di occuparci della fotografia. Ed era un grande storico dell'arte. Però anche per capire Raffaello bisogna capire la fotografia. E qua non voglio entrare in merito, perché tu mi hai dato 2 minuti per parlare, e quindi non voglio approfittare poco l'ascolto, ma per chiudere. Raffaello aveva, è morto giovanissimo, no? Molto di 30 anni, aveva un suo incisore che copiava gli affreschi vaticani in incisione, e con quelle facevano degli album e li mandavano a Londra, a Parigi, in giro per l'Europa di allora. E come conoscevano Raffaele? Con le mani, con gli apposotti. Allora addirittura faceva dei montaggi, faceva scegliere al suo disegnatore quell'albero di quel affresco e lo mettono assieme in un altro posto. Quando abbiamo la fotografia, in un escurso lunghissimo del tempo, dagli anni di Raffaello, cominciate a ragionare su questo, no? Su questa logica necessità della fotografia, della globalità del mondo, la scoperta dell'America, la velocità di spostamento, il bisogno, la necessità delle immagini che ci danno con tutta la sua loro ambiguità, un'idea del mondo, la fotografia e quello che viene dopo, fino a quell'ologramma che purtroppo qua di Fulvio non abbiamo, ma mi piacerebbe averlo qua vicino. Grazie.